E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech. Ragazzi, attenzione, attenzione, oggi andremo a parlare di One More, brand che nessun tech youtuber qui su YouTube Italia si è lasciato sfuggire, un prodotto di questa fantastica azienda con delle qualità superlative a dei prezzi davvero davvero irrisori. Ragazzi, io per questa recensione ho deciso di scegliere il prodotto meno visto su YouTube Italia e che più si associava al mio stile di vita da tech youtuber. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e andiamoci a vedere un'anteprima subito dopo la sigla. Bene ragazzi, credo che le immagini parlino da sole, ma non si può fare una recensione senza che vi espongo la mia preferenza verso queste cuffie, quindi dobbiamo assolutamente continuare. E devo assolutamente dirvi ragazzi che queste cuffie sono davvero davvero fantastiche. Non le definirei magiche perché non hanno quella polverina che hanno solo le Apple AirPods e altri prodotti associati, che vi lascio il link qui sopra in descrizione, che ho recensito e ho definito davvero magiche. Ragazzi, ma queste fanno la vera differenza tra tutta la categoria di cuffie Bluetooth che sono in vendita su Amazon. Ho acquistato queste cuffie su Amazon circa 2 settimane fa e sono rimasto davvero stupito. Poi ragazzi, come chi mi segue da un bel po' di tempo sa quanto io amo il packaging di ogni prodotto che porto qui sul mio canale YouTube, e questa azienda ha un packaging ragazzi che è fino fino, pulito, sistemato, tutto messo nei minimi dettagli e studiato nei minimi dettagli per trasformare un semplicissimo unboxing in una vera esperienza di emozioni. Quindi ragazzi, andiamolo a vedere subito. Lo scatolo si presenta con questa immagine figurativa di quest'uomo che indossa queste cuffie che a me non fa molta specie, ma probabilmente se fossi una donna avrei attrazione verso questa immagine, quindi direi di passare alle spalle. Alle spalle abbiamo tutte le caratteristiche tecniche di queste fantastiche cuffie che si chiamano One More Active Bluetooth, e vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, perché se dovrei stare ad elencarvi tutte le caratteristiche tecniche di queste cuffie ci metterei una giornata sola ad elencarvele. E al di sotto abbiamo questo fantastico cofanetto dal bordo di chiusura un po' in rialzo che ci lascia uscire questa striscetta di rosso che ragazzi è davvero davvero fantastica, e sul fronte abbiamo il marchio di One More con il loro logo in scuro su chiaro, quindi nero opaco su nero lucido, ragazzi, che fa un effetto davvero davvero fantastico. Scoperchiato lo scatolo praticamente, al di sotto ci vengono mostrate le cuffie nella loro bellezza e soprattutto con i loro dettagli di acciaio satinato, che ragazzi sono davvero davvero fantastiche. Invece sotto questa trama di cartone sempre in acciaio satinato abbiamo i padiglioni di ricambio, un comodo manuale che va ad indicarci come gestire il microfono praticamente, che ha anche dei tasti, e tante altre scartoffie. Inoltre abbiamo il cavo di ricarica e nient'altro, almeno su questo lato ragazzi, perché posso dire che rimosse le cuffie da questo lato non abbiamo nulla di entusiasmante. Ma passando adesso dall'altro lato dello scatolo, ovvero la parte interna dello scatolo che abbiamo rimosso prima, abbiamo due cose davvero davvero fantastiche. Partiamo da quella meno importante, ovvero dal manuale di istruzioni, che al suo interno contiene anche un comodissimo e bellissimo, più che comodissimo, sticker di One More davvero davvero fantastico. Dall'altro lato abbiamo una cosa davvero davvero comoda e che fa differenza tra le cuffie di questo stampo. Considerando il prezzo, ragazzi, non ho mai visto delle cuffie con tanti minimi dettagli. Dietro a quest'ultimo pezzo di carta abbiamo una comoda pochette per andare a riporre all'interno le nostre cuffie e trasportarle senza che esse si rovinino. Ragazzi, davvero davvero fantastico. Bene ragazzi, abbiamo visto il packaging di questo fantastico brand e adesso direi di passare al prodotto. Ragazzi, che è davvero davvero fantastico, le ho utilizzate per circa una settimana e sono rimasto davvero stupito dalla qualità costruttiva dei materiali, della comodità, della qualità audio e di tutti gli altri fattori che possono caratterizzare un paio di cuffie del genere, che sono davvero fantastiche. Ci sono dei punti a loro sfavore, ma ve li elencherò magari un po' più tardi alla fine di questo video, quindi
arrivati alla fine di questo video. Direi di partire dalla loro qualità costruttiva. Sono composte con questo padiglione auricolare un po' più grande del solito, ricoperto da questo alluminio satinato che, ragazzi, è davvero davvero fantastico. Al di sopra di questo alluminio abbiamo anche il marchio One More di bianco, che va a fare un po' di contrasto sull'alluminio. Ragazzi, crea dei dettagli davvero davvero fantastici. Quando abbiamo queste cuffie sulle orecchie, a differenza di altri brand o altri modelli, non sembriamo degli ebeti con due cose giganti sulle orecchie. Sono minimal, curate nei minimi dettagli, e soprattutto, ragazzi, grazie a questo fantastico archetto di gomma morbida e rigida allo stesso momento, non so come meglio definirla, riusciamo ad averla intorno alle orecchie per ore e ore senza che ci crei fastidio. Ragazzi, il padiglione auricolare è un po' più grande del solito, non solo perché One More ha deciso di inserire al suo interno dei driver un po' più grandi, ma che rendano l'audio davvero davvero fantastico, ma soprattutto perché all'interno abbiamo due batterie, una per lato, che, ragazzi, ci permettono di ascoltare musica per 8 ore di fila. Io le sto utilizzando da circa 6-7 ore e sono ancora al 30%, quindi probabilmente riuscirò anche a superare la soglia delle 8 ore che stabilisce One More. Ragazzi, sono davvero davvero fantastiche. All'interno di ognuno dei due padiglioni auricolari abbiamo R sul lato destro, stilizzata con questo carattere fantastico, e L sul lato sinistro, che stanno per right e left, ovvero destra e sinistra, che, ragazzi, sono davvero davvero fantastiche. Sono stilizzate con questo carattere in corsivo che, lì per lì, una persona normale probabilmente non andrebbe a guardare questi piccoli dettagli, ma avrebbero potuto mettere una R semplicissima, magari risparmiando tempo, denaro e fatica per la creazione di questo fantastico carattere. Ma sappiamo che One More dedica tutto il suo tempo sul design, su questi tipi di dettagli che a noi ci piacciono, ovvero a me piacciono e spero anche a voi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ragazzi, che ci fa capire che questa azienda si impegna davvero tanto su tutti i fattori e soprattutto su tutti i minimi dettagli per renderci un'esperienza di visione e di utilizzo davvero davvero fantastica. Bene, ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine di questa fantastica recensione, ma come non potrei trovare un dettaglio negativo? Questa volta non ci sono riuscito tanto bene, dato il prodotto che è davvero davvero fantastico, ma un piccolo dettaglio che proprio minimo sono riuscito a trovarlo, ovvero il cavo. È in gomma semplice, probabilmente One More l'ha fatto per risparmiare denaro e renderle accessibili, più accessibili a noi. Ma questo piccolo dettaglio mi sarebbe piaciuto, non è una critica, ma è un dettaglio che mi sarebbe piaciuto su questo tipo di cuffie, ovvero un cavo antirintrecciamento o ricoperto in nylon in modo che non ce lo fa intrecciare. Personalmente non mi si sono mai intrecciate, ma come non mi si sono mai intrecciate nessun altro tipo di cuffie, perché sono davvero attento nella cura di tutti i miei dispositivi e di tutti i miei prodotti, che, ragazzi, non mi si sono mai intrecciate. Fatemi sapere qui sotto se qualcuno di voi ha queste fantastiche cuffie, se per caso a voi si sono mai intrecciate, o se avete un parere discordante rispetto a quelli che io vi ho appena elencato. Ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Queste fantastiche cuffie a me mi sono piaciute davvero davvero tantissimo, e ti ringrazio One More per averci portato sul mercato questi prodotti ad un prezzo accessibile con una qualità davvero superlativa. Oh, quasi mi dimenticavo, devo parlarvi della qualità audio. Beh, ragazzi, parlando della qualità audio, abbiamo delle cuffie davvero davvero fantastiche. Hanno degli alti davvero davvero puliti, vanno a distorcersi un po' ai massimi volumi, ma che sono davvero altissimi, quindi ve lo sconsiglio, e dei medi lineari più che puliti, dei bassi abbastanza corposi in modo da farci captare tutte le sottigliezze audio di un brano che stiamo ascoltando. E, ragazzi, sono davvero davvero fantastiche. Vi invito ad acquistarle, vi lascio il link qui sotto in descrizione, magari se conoscete qualcuno che le ha, provatele, perché sono davvero fantastiche, rendono una qualità audio davvero davvero fantastica. Spero di collaborare con One More per portarvi altri prodotti qui sul mio canale YouTube, dato che
potrei riuscire a portarvi qualcosa se One More mi calcolasse, oppure guardando questa recensione decide di farmi testare qualche altro prodotto. Questo l'ho acquistato di tasca mia e ragazzi sono davvero davvero soddisfatto. Bene ragazzi, direi di continuare con la chiusura di questo fantastico video che spero vi sia piaciuto, e lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube con un'altra fantastica recensione di chissà quale prodotto, non lo so ancora. Io sto registrando questo video una settimana prima perché settimana prossima non ci sono e quindi tante cose a caso, devo ancora scegliere quale prodotto portarvi. Ragazzi, non posso fare altro che salutarvi e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube. Ah, iscrivetevi!